È stata Telea dello skipper Paolo Terenzi la vincitrice della 38esima Pesaro Pola. L'imbarcazione fa parte del club nautico di Cattolica. La seconda, Valentina 4 dello skipper Mauro Tinti, mentre la terza, Gap 4 dello skipper Ubaldo Santarelli di Ancona Yachting Club. La 38esima regata sulla rotta dei Trabaccoli era partita da Pesaro con direzione Pola. A ricordarne i particolari è stato il presidente Antonio Rossini. A Pesaro Pola questa è la 38esima edizione, siamo soddisfatti perché il numero di barche è considerevole, 45 per l'esattezza. Pesaro Pola, partenza da Pesaro, arriva a Pola, poi là una volta a Pola avremo delle manifestazioni e un'altra regata molto bella, molto interessante, che si svolgerà nel Golfo di Pola fino alle isole Brioni. La Pesaro Pola nasce come Pesaro Rovigno, il nome della regata è sulla rotta dei Trabaccoli. Pesaro Rovigno è nata, mi sembra, nell'84-85, si è protratta fino al 2016, poi siamo dovuti andare a Pola perché il porto di Rovigno si è trasformato, prima dei grossi lavori che sono è stato praticamente inagibile per 2 anni, poi è diventato agibile, ma purtroppo per noi è solamente agibile per yacht di gran lusso e di grandi dimensioni, per cui per le nostre barche di limitate dimensioni è praticamente precluso. Anche quest'anno la copertina del bando di regata sulla rotta dei Trabaccoli è stata realizzata dagli studenti del liceo artistico Mengaroni di Pesaro. La prescelta è stata realizzata da Emily Lucarelli della Quinta C, indirizzo di grafica pubblicitaria, sotto la guida della professoressa Isabella Galeazzi. La collaborazione con il liceo artistico pesarese è iniziata lo scorso 25 ottobre con la visita dei ragazzi proprio alla sede della sezione pesarese dove è iniziato il progetto. Tante inoltre le attività della Lega Navale nelle scuole elementari della città. Quest'anno inoltre si è aggiunto anche un concorso nazionale in collaborazione con il liceo artistico Scuola del Libro di Urbino. Quest'anno abbiamo avuto... Siamo riusciti ad avere un'imbarcazione speciale d'epoca costruita a Viareggio nel 1927 ed è stata recuperata da nostri amici di Pola 3 anni fa, in Sardegna si trovava ed era un rudere. L'hanno portata a Pola e là questi amici che sono carpentieri, gente professionalmente molto preparata nel settore navale, l'hanno ristrutturata e adesso è ritornata allo splendore di una volta.